23 giornate, 599 gol realizzati e 188 marcatori. Questi sono i numeri delle reti del campionato di eccellenza, ma l'ultimo turno non può fermarsi a dei semplici dati statistici. Alfadini sono scesi in campo colori, senso di appartenenza, agonismo, emozioni e tutto quello che da decenni caratterizza la storia del derby della provincia di Teramo. Da un lato una squadra che ha cambiato molto, guidata da tre diversi allenatori nel corso di una stagione, chiamata ad inseguire la capolista, diretta avversaria in questo turno speciale. Dall'altro, sponda biancorossa, c'è più tranquillità, forse troppa per atmosfere del genere. E se fuori dal campo si verificano episodi da condannare, all'interno del rettangolo verde si consuma l'unica vera battaglia lecita, la sfida tra la prima e la seconda del campionato. Un Teramo irriconoscibile concede spazio e terreno ad un Giulianova cattivo e cinico. Al ventesimo, l'uomo dei derby sblocca la gara. Cognigni in maschera apparecchia per Francesco Di Paolo, che da distanza ravvicinata non sbaglia e gela i sostenitori teramani, portando i giallorossi in vantaggio. Gli 11 di Pagliaccetti sono bravi a mantenere ben saldo il vantaggio e, a differenza degli altri due derby, di andata e di coppa, portano a casa una vittoria che sa di prestigio e che diminuisce il divario in classifica con gli eterni rivali. Campionato riaperto, saranno le 11 giornate rimanenti a suggerire il finale di questa infinita lotta al vertice. Intanto i play-off, ad oggi, non si disputerebbero. Nonostante il 4-0 della Folgore del Finocuri Pescara, la distanza di oltre 8 punti tra i secondi e terzi in classifica annullerebbe gli spareggi regionali. Il Castelnuovo, con il nuovo allenatore, vince anche la seconda gara senza Bellè. Nocera gestisce bene i suoi e gioca le mosse giuste. Le reti neroverdi di D'Antonio, Valiente e Koulibaly lanciano i teramani al quarto posto, a due lunghezze dagli uomini di Bonati. Quinto e sesto posto per Angolana e Torrese, che con un pari da 6 gol muovono di poco la classifica squadre, ma di tanto quella dei marcatori, grazie alla tripletta di Michiquet e alla doppietta di Dalcason, capace di eguagliare le marcature dei veterani Dos Santos e Martin Blanco, fermi a quota 14. E a guidare proprio questa speciale classifica, l'ormai consolidato Valerio Finizio, che conquista la vetta in solitaria e partecipa all'ennesima vittoria in campionato del Casalbordino, che stende il capistrello e confeziona il nono clean sheet di stagione. Un vero e proprio capolavoro quello realizzato dalla società del patron Santoro. Sulmona e Celano vincono contro Vastese e Fossacesia, condannando le rispettive rivali alla zona retrocessione. Da segnalare il primo KO per mister Pellicori. Il Pontevomano, sopra di 3 gol, rischia nel finale contro lo Spoltore, ma alla fine Ronci ad uscire insoddisfatto dal Ruggeri, con i padroni di casa che conquistano 3 punti d'oro. Alla Sant'Egidiese il match per un posto nei play-out. Ora il divario con il Montesilvano sale a più 4, con i pescaresi che d'ora in avanti potranno sbagliare poco o niente per evitare la retrocessione diretta.